È possibile cominciare a dare i primi dati ufficiali del miglioramento della raccolta differenziata che sono avvenuti nei primi 20 giorni dall'applicazione dell'ordinanza. Praticamente si è passato da una media del 30% a una raccolta differenziata che ha raggiunto il 41,34%. Questi sono i dati ufficiali che vengono fuori da formulari di conferimento dei rifiuti differenziati nelle piattaforme dedicate. Oggi, dato non ufficiale, la percentuale è aumentata ancora. Spero che possa servire da stimolo ai cittadini per migliorarsi. A fine settembre comunicheremo il nuovo dato ufficiale che vi posso assicurare è alquanto, piacevole un po' per tutti, perché questo qui porterà nel breve tempo a poter rimodulare le tariffe, perché fondamentalmente aumentano gli introiti dalle percentuali dei materiali differenziati. L'isola ecologica, avviata oggi qui di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, in un'area che era diventata una discarica pubblica abusiva, proprio per dare un segnale ai cittadini, facendo rimuovere dal pensiero comune che ci sono delle aree in città che possono essere utilizzate come discariche. L'isola ecologica servirà come già utilizzata nelle altre parti, dalla mattina alle 8, alla sera alle 18, dal lunedì al sabato. Servirà per informare e formare i cittadini, per poter portare i rifiuti differenziati e adeguare il proprio comportamento per poi arrivare anche in queste zone al porta a porta integrale che è già in vigore. Chiediamo gentilmente a tutti coloro che vengono in ufficio a reclamare perché l'immondizia non viene ritirata, perché ora abbiamo l'isola ecologica qua all'interno del quartiere. Quando avete qualcosa che non ritirano, siete pregati di venirla a compilire qui, che ci sono le persone a vostra completa disposizione per far sì che la differenziata venga posta nel posto giusto. Quindi diamoci da fare e dateci una mano d'aiuto affinché tutto questo avvenga, anche perché se tutto ciò va così come noi crediamo, il prossimo anno la nostra bolletta sarà meno cara, anche perché il comune, come ben sapete, non è che mette la tassa e ha un introito, il comune mette una tassa in base alle spese che sostiene, quindi meno spese, dato che il riciclo può portare soldi al comune, meno spese da parte del comune, meno costi per noi. Quindi aiutiamoci a vicenda.